Siamo con Fabio Perna, attaccante della Gian Erminio, che oggi ha segnato il suo sesto gol stagionale contro la Lucchese. Diciamo che nel primo tempo loro sono rimasti in 10, poi è venuta più facile la vittoria, sei d'accordo? Sì, però secondo me eravamo già partiti molto bene già quando eravamo 11 contro 11, la prima fino al mio gol, poi avevamo avuto anche tante altre occasioni. Secondo me è una vittoria meritata, espulsione ci stava, era netta e abbiamo fatto un'ottima gara. Soprattutto non abbiamo preso gol ancora ed è una buona cosa. Ecco il ritorno di Pinardi, come l'hai visto? Vabbè, Alex è un giocatore, stava bene, l'ho visto bene, poi mi è calato un po' verso la fine, ma ci sta, era fermo già da un pochino, però ti dà sempre la copertura in più e ti aiuta a giocare meglio calcio. Ecco, e inoltre oggi abbiamo visto anche il primo gol di Occhiere, che finalmente si è sbloccato anche in campionato. Sì, finalmente si è sbloccato, ma comunque prima o poi si sarebbe sbloccato, adesso è stato tanto che non giocava, comunque erano solo tre partite che era entrato, se non sbaglio, quindi ci sta, ci vuole un pochino di tempo. Ecco, una bella vittoria che vi fa sperare anche per il derby col Monza di domenica prossima. Sì, adesso è un periodo comunque che stiamo facendo, già mi sembra il quarto risultato consecutivo utile che facciamo, e quindi siamo in un buon periodo, sicuramente può aiutarci per la partita col Monza. Perfetto, grazie mille. Niente.